Allora mister sicuramente avrà caricato i suoi nel corso del tra il primo e il secondo tempo negli spogliatoi, perché si è vista una propria metamorfosi della squadra che voleva vincere per forza di cose per agganciarsi ai primi delle classifiche. No, veramente avevamo fatto pure il primo tempo abbastanza bene. Il problema è che sapevamo che il Chiaravalle era una squadra di qualità con i nuovi innesti, quindi bisognava mettere un po' di cattiveria sportiva. Ecco perché poi nel secondo tempo abbiamo vinto la partita. Allora, considerando che c'è lo scontro tra la seconda e la terza, quindi voi avete fatto dei bei passi, insomma, quindi vi state avvicinando di più. No, il nostro programma non è questo, veramente. Noi i programmi non è di fare un campionato tranquillo, veramente abbiamo una rosa di qualità, però oggi mancavano pure due o tre elementi decisivi, ecco perché abbiamo fatto un po' di fatica. Vabbè, gli stimoli vengono partita per partita, insomma, vi trovate già più o meno al vertice, quindi potete continuare così? No, vabbè, uno, come si suol dire, il partito viene mangiando, però noi da parte nostra deve essere sempre il massimo impegno, perché domenica dopo domenica, anzi domenica abbiamo già il Soverato, già ci dobbiamo concentrare per la partita di Soverato, perché il Soverato è ultimo in classifica, però dice che hanno fatto 6-7 innesti, quindi ci dobbiamo concentrare, ma i programmi non sono questi, poi sai, non si sa mai, perché se recuperiamo tutti gli elementi che abbiamo nella rosa, perché sono elementi di età che hanno giocato pure in categoria superiore, possiamo dire la nostra, però sempre se riusciamo a tenere ritmi alti, se no una squadra come le altre, non figurati, non abbiamo. Sì, sono contento, sì, sono felicissimo, perché veramente ci sono allenati poco. Lo posso pure dire, tanto non me ne frega niente, perché poi sai, in queste categorie in genere le vacanze natalizie, vieni, non vieni, agli allenamenti eravamo 8, 9, 7, quindi non puoi nemmeno provare qualcosa, dai, questo è tutto. Mister Pisano, al di là degli innesti, dei nuovi arrivati, la squadra in parole povere risponde bene, cioè, è solo che nel secondo tempo abbiamo impattato con una squadra che va a vincere. No, secondo me non risponde bene, perché abbiamo perso con una squadra che ha messo più voglia di noi. Il calcio poi mette pure Maradona, se non c'ha voglia, se non si corre, non si contrasta, chi ha più voglia alla fine vince la partita. Questa è stata la partita di oggi. Loro hanno avuto voglia più cattiveria di noi, tranne solo alcuni giocatori dei nostri, 1-2. E perché? Come se lo spiega allora questo fatto? La voglia di vincere dovrebbe essere in tutte le squadre, o no? Perché la sua è di meno? Quella è la mentalità che bisogna cambiare, perché cioè, giochi in casa, giochi fuori casa, la voglia di vincere ci deve essere sempre, ma io per voglia di vincere non è che intendo dire che deve dare a parole l'avversario come è stato fatto alla fine con qualche giocatore. La voglia di vincere è l'attacco al pallone, cioè non farsi superare, la voglia non farsi superare. Io, cioè, per me, io dico, Mamone è un ragazzino del 99, c'ha una voglia esagerata. In un modo o nell'altro cerca di arrivare sempre a prendere la palla, e quella è la voglia che si deve. Quindi è questione di stimoli, quindi dovreste inculcare di più questi. Secondo me sì, perché c'è, anche se sei in prima categoria, tutto là, perché cioè, tu puoi provare e riprovare quello che vuoi, però se in campo vai tanto per, non si raggiunge nessun obiettivo. Abbiamo un'altra partita in casa, quindi la prossima settimana, e quindi cerchiamo di recuperare qualcosa. No, fuori casa andiamo. Fuori casa, no. La prima di ritorno andiamo fuori casa. Ancora, così ci mettiamo alla prova fuori casa per vedere il valore delle persone e dei giocatori dopo.